siamo con il presidente della Pianese, Maurizio Sani. Allora, i tifosi qui del Perugia che sono venuti oggi in massa al ristorante hanno chiesto di pagare la birra in cambio di 3 punti, accetta il cambio? No, i punti no, proprio no, perché io sono il classico presidente, non ho mai venduto, eventualmente ho comprato. Siccome a Perugia succede spesso che vendono e ricomprano, io sono il Pianese presidente da 20 anni e sono orgoglioso di dire che finisco il campionato sempre senza debiti. Dunque io non compro e non vendo, eventualmente posso anche comprare, però sono contento, gli dicevo ai tuoi paesani del Perugia, sono contento perché stamane mi hanno detto: presidente, ma è emozionato. Ho detto forse sì, perché è per la prima volta che vedo il campo sportivo pieno e questa è l'emozione, questa è la cosa più bella. Poi naturalmente sono sportivo, non ho mai offeso né un giocatore né un altro. Naturalmente sono sportivo, di Favinca è il migliore, tutto qui. Certo, lei oggi che parte si aspetta? Oggi sarà sicuramente una parte di cartello. Sì, senti, mi aspetto una partita, io credo che abbiamo fatto dei rinforzi buoni. Perché ho detto due parole alla mia squadra, l'ho detto, sono contento perché qualche giocatore che hanno intervistato è contento perché quelli nuovi sono già ben inseriti in quelli vecchi. Naturalmente che vi devo dire, un solo allenatore, vorremmo comprare un giocatore forte, che è stato nel Palermo, è stato capitano 5 anni in Foggia. Naturalmente oggi non gioca, però questi sono discorsi che li fa l'allenatore, perché in base all'allenamento e alla disponibilità di tutta la squadra l'allenatore deve tenere conto di queste cose. Io l'avrei fatto giocare, però vediamo, sono contento, vediamo come va. Ai miei ragazzi l'ho detto, non avremo paura delle grosse società, perché sennò quest'anno non mi iscriveva il campionato, sono tutte grosse, giusta? Certo, però la Pianese è una matricola terribile che saprà recitare un ruolo importante quest'anno, no? Ma senti, in un campionato equilibrato come senti, penso sì, sicuramente sì, perché io ho 3 figlioli, uno di pallone proprio se ne frega, e 2 ci parlo, e uno di quelli che ci parlo mi ha detto, io credo babbo, noi siamo toscani, diciamo babbo, credo che era più difficile vincere l'anno scorso che salvarsi quest'anno. Questa è la domanda forse che mi fate e tu dai la risposta. Capito? Forse era più difficile vincere l'anno scorso che salvarsi quest'anno. Qui abbiamo dei tifosi del Perugia che stanno avvicinandosi, ma è già entrato un po' nel loro cuore, perché lei esprime passionalità, un po' come presidenti che abbiamo avuto anche in passato. E quindi sicuramente questo, no, è un buon segno anche come una festa di sport che fondamentalmente... Senti, io di là, il tavolo di loro l'ho detto, sono il classico presidente che non ha mai offeso né un giocatore e né l'altro, io so questo, finché è il migliore, tutto qui, va bene? Perfetto, ringraziamo. Ciao, tante cose. Arrivederci.